Vediamo se anche ti sentono loro basso. Mi sentite? Io ti sento bassissimo. Dico, aspetta, vediamo se magari c'è qualcosa. Scusate, ragazzi, un po' di problemi logistici. Microfono cuffie. Un microfono, no? Un microfono cuffie. Vai, Michael. Ok. Sì, ti sento, dai, va bene così. Ragazzi, diteci se voi sentite eco o altro. Forse sentite... è chiaro, dico. Allora lo sento forse solo io. Niente, fa nulla. Tu senti eco, Michael? Sei? Senti l'eco? Un pochino, però va bene, dai. Vabbè, fa niente. L'importante è che sentano bene loro. Esatto. Siamo partiti anche di là, a posto così. Allora, signori... Buonasera, c'è il tuo eco, Giova, vedi, e lo fa da te, Mike. Hai usato i cellulari in maniera inversa rispetto all'altra volta? No, perché allora... non ho l'applicazione di Instagram in quell'altro, quindi sono obbligato a fare questa cosa. Metti gli auricolari, se metti gli auricolari non dovrebbe sentirsi più, forse. Okay. Ah, è vero, ecco perché. Vedi, l'avevi usato l'altra volta. Allora, signori, buonasera. Sì, si sente il mio eco, sembro il Papa, mi dico. Da San Pietro, figlioli e figliole. Allora, ragazzi, sì, ci vogliono le cuffie. Sembra la voce del parroco in chiesa, sì, è vero anche, immagino. Ma adesso Michael se le mette, secondo me è tutto a posto. Prova? Parla? Mi no, sentite bene? Adesso è perfetto, non lo sento più. Ok. Molto bene, signori. Allora, ragazzi, uno, ciao Nicolò, ciao Stefano, ciao Salvatore, ciao Chiara, ciao Stefano Rosciano. Michael, Stefano ha preso 20 minuti fa un bundle di napoletana e tonda. Ho fatto oggi con lui una consulenza di un corso di teoria, un ragazzo in gambissima che vuole spaccare i culetti oltre confine. Adesso è su in Danimarca. Quindi Stefano, farai le tue consulenze poi con Michael, intanto spulciati per bene i corsi che ti ho già dato l'accesso, eccetera, eccetera. Allora ragazzi, questa live, adesso facciamo passare un paio di minuti, poi vi do qualche dritta. Ovviamente io parlerò molto più di Michael, sia perché sono un chiacchierone, sia perché Michael... Sto svegliando piano piano. Sta svegliando piano piano, il sole non è ancora sorto dall'altra parte del pianeta. Il corso di napoletana, ragazzi, ha avuto un accesso incredibile, che ci aspettavamo, ovviamente, vista la qualità del corso e tutto quanto, ma in numeri rispetto al resto del mondo che gira attorno a Foodemy, sono cose che ovviamente per il resto, per quello che c'è attorno a Foodemy è fantascienza, perché i corsi sono decine, 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 centinaia, ma chi lo sa. Come vi dicevamo, andiamo a chiudere i corsi adesso, gli sconti. Vi sto facendo passare sotto il banner del codice sconto Michael, del codice sconto Napoli, dei corsi che poi andrete a fare con Michael per la napoletana. Chi non l'ha ancora preso ne approfitti, perché appena finiamo la live lo sconto viene tolto. Sì, Maurizio, faremo anche quelli di teglia romana con lo stesso identico format, dovrebbero uscire a maggio, vediamo qua. Quindi affrettatevi, chi non l'ha ancora preso lo prenda ora o chieda informazioni ora. Se ci chiedete informazioni adesso, sì, sì, o nella certo. prossima ora, va bene, siamo magnani. Sì, va bene, vi diamo tempo fino a domattina se volete svegliarvi o... però poi gli sconti vengono chiusi e il corso di napoletano e tutti gli altri ve li prendete a costo pieno. E intanto guardate cosa dice Stefano, con cui ho lavorato oggi. Con il corso di teoria mi è ribaltato il modo di approccio professionale, gratitudine e molta curiosità di andare full immersion per napoletano e tonno.
Stefano, sono molto contento, siamo molto contenti di lavorare con persone in gamba, professionisti a cui poter dare tutto quello che sappiamo e tutto quello che conosciamo. Quindi, riassumendo, andate a prendere, no, devo dire poi anche un'altra cosa, andate a prendervi i corsi di, il corso di Napoletana col codice sconto Napoli, perché mo ve lo chiudiamo, lo sconto. Ciao Stefano. Stefano, quando è che mi vuoi iscrivere per l'organizzazione del lavoro? Poi ci riempiamo tutti e ti devo dire che si va al 2023, mi spiace, aspetto la tua mail. Prendeteveli. E poi c'è un'altra informazione di servizio che vorremmo dare a questo punto, non ai grigliapizza che non hanno ancora prenotato, ma alle persone sagge che l'hanno preso. Marco, io non riesco a prenderlo ora, ma sicuramente potrò ai primi di maggio, se possibile, avere comunque uno sconto. No. Quindi, Marco, che te devo dire? Mi spiace. Te lo devi prendere stasera, entro domattina. Dopo forse facciamo gli sconti per i bundle, adesso vediamo, cioè per quelli per più corsi assieme. Però il corso singolo probabilmente no, direi di no. Sto mischiando troppi argomenti e non sono chiaro. Visto che le ore di consulenza relative ai corsi venduti sono letteralmente centinaia, noi abbiamo previsto degli slot specifici nei quali potrete prenotare la consulenza con Michael per approfondire ulteriormente i vostri argomenti, le vostre domande, dopo che avrete visto il libro, che avrete visto i video, visto i rivisti, provati, riprovati. Non ve lo diamo come possibilità. Potrebbe succedere che voi prenoterete la consulenza con Michael e magari verrete ricontattati per magari spostarla, trovare un altro slot, mettervi d'accordo per eventuali riposizionamenti dello slot che avete chiesto delle due ore per Michael, per la consulenza con Michael, perché siete in decine, decine, decine e decine. Le ore di consulenza sono centinaia e ovviamente a ognuno di voi vogliamo dare il massimo, massimo dell'attenzione, della concentrazione e della predisposizione possibile ad aiutarvi. Se ci prenotate 8 slot da 2 ore al giorno, ovviamente non è umanamente possibile. Quindi per... Assolutamente. Esatto, quindi chi ha prenotato potrebbe ricevere questa comunicazione. Poi un'altra cosa, poi lascio un po' la parola a Michael, perché se no poi dite che parlo sempre io. Per chi ha preso i corsi, mi raccomando, non prenotatevelo subito. Intanto guardate cosa dice Roberto sul corso di Tonda Classica. Grande, Rob. Non prendetelo subito, Roberto, tutti quelli che hanno comprato il corso, magari ci diano un feedback già, soprattutto quelli che hanno preso il corso di Tonda Classica, ci hanno già lavorato. Dateci un feedback così lo posto mentre va in live. Non prenotatelo subito. Ragazzi, il libro e tutti i video e tutti i video commentati non li metabolizzate in 12 ore. Dovete leggere, rileggere, vedere, rivedere, provare e riprovare. Una volta che vi siete divertiti, avete provato, avete sperimentato, andatevi poi a usufruire dell'ulteriore consulenza personalizzata con Michael. È il modo migliore per sfruttarla, perché se presi, arriva il libro, sì, il libro, il video, prenoto tra una settimana, no. Prendetevi il vostro tempo, tanto noi non scappiamo. Abbiamo fatto questo format unico proprio per consentirvi di personalizzare il più possibile, nel modo migliore possibile, quello che volete fare. E quindi approfittatene. Sì, assolutamente. Minimo, direi minimo proprio 2-3 settimane. Poi dopo, in base anche da professionista privato, se sei un pro e hai possibilità di fare prove quotidiane, anche magari 2 settimane possono essere sufficienti, però per privato solitamente c'è meno possibilità di provare costantemente, quindi in quel caso 2-3 settimane, un mese, può essere secondo me il lasso di tempo adeguato per
avere poi tutte le domande, aver accumulato tutte le domande e i dubbi necessari che possono essere risolti, diciamo. Sì, sì, sono d'accordo al 100%, come è una cosa che noi abbiamo messo obbligatorio con Gabri, con i corsi di teoria di lievito madre. Questo è un altro tipo di prenotazione, quindi la faccenda funziona un po' in maniera diversa, però è un consiglio che vi diamo assolutamente da seguire, sì, perché vi torna veramente utile. A nostro discapito, tra l'altro. Okay. Ovvio, cioè, ovvio, ragazzi. Cioè, allora, da queste parti si lavora per voi. Cioè, tutto quello che viene fatto per arrivare al massimo, alla massima efficacia che si può avere nel trasferirmi le informazioni. Quando lo sa anche chi viene a fare i corsi qua in laboratorio, a me farebbe comodo farvi due argomenti. Abbiamo anche il Baldi, l'altro tutor. Ciao Gabri. Noi saremmo belli comodi a farvi, io quando venite a fare i corsi qua in presenza, a farvi magari due argomenti al giorno. Voi lo sapete, no? In giro, in un giorno vi fanno la teglia, la pala, la tonda, la quadra, il padellino, le lasagne, il tiramisù e le melanzane alla parmigiana. Sì, ho capito, ma l'effettivo risultato che avete su di voi qual è? Zero. Quindi ci vuole il tempo che ci vuole. Sì. Andrea vuole il rimborso per il corso, eh? È quello che ti ho girato prima. Alla prima prova ha fatto una moderna della Madonna. Complimenti, Andrea. Ah, bellissima. È lui la foto, grande, lui, bellissima. È lui. 2,30 grammi, poi, aiuto. È lui, sì. Quindi, cosa dire? Nel corso di Napoletana, ragazzi, il corso di Napoletana è uno spettacolo, è veramente uno spettacolo. Vi imparate la ruota di carro, imparate a prescindere tutto quello che c'è dietro, ok? Cioè, come, che senso hanno quei prodotti, come si fanno e cosa c'è dietro. Ciao James! E poi avete la ruota di carro, la verace, avete la napoletana moderna, che è la versione moderna della napoletana verace, sostanzialmente. Sì, esatto. E poi la contemporanea o gommone, ma fatta a modino nostro, cioè fatta come deve essere fatta. E iniziamo a dirlo in anteprima. Yes. Per tutti quelli che hanno comprato e probabilmente per tutti quelli che compreranno, ma adesso non lo so, dipende. Abbiamo già da arricchire il corso di Napoletana con una nuova gestione del canotto, quindi poi la calibreremo e ve la metteremo dentro. Sì. Sì, sì, sì. Facciamo una parentesi di 5 secondi anche per il Baldi, guardate cosa dice Roberto. Pensate, Gabri. Assieme al corso di Ezio Marinato, il corso con il Master Tutor Baldi, il migliore che abbia mai fatto sul lievito umano. Cioè, non so se rendo, eh. Per chi non conosce Ezio Marinato, chi non conosce Ezio Marinato può andare via dalla live. Non conosce l'Ezio Marinato. Non si merita di stare qua, ovviamente. E noi, Gabriele, bravissimo. Le persone che vedete qui non sarebbero qui se non fossero di un certo livello, come si dice. Dove si trovano le informazioni? Berlino, Ischia, Sardegna. Oh la Madonna, quante località hai? Tutte brutte, tra l'altro. Berlino, Ischia, Sardegna, zone della Madonna. Allora, ascolta, ce l'ho su Instagram. Www.corsi. Allora, Berlino, Ischia e Sardegna. www.foodemy.it. Trovi tutte le informazioni sui corsi, quelle di cui stiamo parlando adesso, che è ancora in lancio, è il corso di Napoletana. Bravo, grazie Maiko. E vai, guarda, e se hai qualsiasi richiesta, vai pure a scriverci anche in privato, giovanni@foodemy.it, michael@foodemy.it. Pizzeria La Malfitana. Comunque Giovanni, ho avuto la fortuna di confrontarmi con tanti professionisti in questi anni. La tua consulenza è stata breve da me, ma efficace, facendo numeri e non parole. Io ti ricordo, andate alla pizzeria La Malfitana, ragazzi, che è una di quelle pizzerie da sport che fa numeri che vi fanno girare la testa, fanno centinaia e centinaia di pizze, ragazzi.
E, grazie, ricordo con affetto la consulenza e grazie della stima ricambiata. Quindi, se avete domande, ragazzi, sui corsi, dove trovarli, cosa fare, scrivete in privato, andate a vedere sul sito. Lo sconto sulla Napoli lo chiudiamo entro stasera, al più tardi domattina, per chi ci scrive stasera. Mm. Approfittatene perché poi ve lo togliamo. Siete anche già troppi. Andrea, ma infatti la genialata in termini didattici è proprio avere le tre varianti insieme, il confronto tra i tre processi unito alla teoria nel libro, è la chiave per capire davvero cosa succede ad ogni step. Sì. Sì. Era quello che volevamo quando abbiamo progettato tutto, programmato tutto per fare il meglio possibile da un corso di napoletane, farvi capire tutto a 360 gradi. Io, tutto questo nasce anche dal fatto che, vedete, ogni volta che noi vediamo quelli che vi dicono che fanno la ruota di carro prendendo i panetti della contemporanea e schiacciandoli, cioè, a me parte un nazismo che altro che battaglione Azov, ragazzi, cioè, ma una roba, cioè, è la morte della panificazione. Le ruote di carro non si fanno prendendo un panetto qualsiasi e schiacciandolo col mattarello con le mani. La ruota di carro viene ruota di carro perché c'è dietro un processo che gli fa avere quegli equilibri di estensibilità, eccetera, 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 che ve lo fa avere. Consistenza. Però, anche. Consistenza, cottura, e la cottura deve essere equilibrata a quello che avete fatto nell'impasto. Invece no, ci sono quelli, prendono i panetti, lo stesso panetto lo stendono cicciotto e abbiamo fatto la moderna, lo stesso lo schiacciano e abbiamo fatto la ruota di carro. Lì ci sarebbe solo da sventagliare col mitra e basta. Assurdo. Non so se sei d'accordo, Michael. Sì, purtroppo, cioè per fortuna, anzi, questo mondo è talmente bello e vario che anche per quello che non sono intercambiabili i processi per tutti i prodotti, altrimenti non ci sarebbero le competenze varie per ogni poi settore della panificazione. Cioè, non si può ridurre a così tanta banalità. Così. Esattamente così. Il caso proprio specifico è sempre con la ruota di carro. No? Ah, la ruota di carro, schiacciamo giù il cornice. Ma no, veramente prendete il corso di napoletane e guardate quello che vi abbiamo scritto, vi abbiamo descritto, vi abbiamo fatto vedere. Tra l'altro, come risultato finale, avete tre pizze di Michael che sono una più fantascientifica dell'altra. La ruota di carro avrei voluto mangiarmela perché era eccezionale. Ma The Real Pusher, che mi sembra che stai scrivendo anche da YouTube, lievito madre mantenuto in contenitore largo rispetto a un contenitore stretto porta risultati differenti. L'hai scritto 500 volte, ma tu ti rendi conto che stiamo parlando completamente di altre cose e il tuo modo di comportarti sottintende il fatto che non te ne frega un cazzo di quello che stiamo dicendo noi e di quello che stanno ascoltando altre 180 persone perché tu devi fare la tua cazzo di domanda sul lievito madre? Bannati da solo, vai via da questi canali. Se no, se ti trovo lo faccio io. Ok? Addio, forza, ma è incredibile. Anche se non mi sono formato su questa tematica, vi è tanta differenza tra la ruota di carro e la tonda romana? Sì. Sì, giustamente Roberto capisce che in entrambi i casi bisogno di panetti che si aprano bene. Sì. E quindi i processi e la teoria che c'è dietro deve seguire quella linea. Però sono due prodotti veramente diversi. Tu pensa anche alle temperature di cottura. Tu cosa dici, Michael? Eh sì, assolutamente, e pensa anche ai processi che si possono utilizzare per una e per l'altra date le consistenze finali, nel senso che la ruota di carro ti limita un po' a quella cosa lì, no? Invece quell'altra si può variare anche di più con prefermenti. Sì, ecco, allora, la tonda romana... Se gli andiamo dentro con i prefermenti non succede nulla. Ecco, io mi sentirei proprio di dire, come sapete spesso critico alcune filosofie napoletane perché sono senza senso, però
se un prodotto fa parte della tradizione e deve rispecchiare alcuni canoni, è giusto che rimanga della tradizione rispettando alcuni canoni. Ora, con il giusto processo potete fare pure la ruota di carro con la biga, però veramente certo, perde completamente senso. Cioè, non ha più senso quel tipo di prodotto che rispetta la tradizione come dovrebbe essere. Esatto, sì, sì, sì. Che è il motivo per cui noi quella non ve la facciamo con biga, assolutamente no, o con prefermenti. La trovate però con due gestioni, una col frigo e una a temperatura ambiente. E, tra l'altro, un corsista oggi. Ciao Simone! Simone, anche lui ha preso corso di Tondo Napoli. Simone, mi ha mandato il codice fiscale proprio stasera per la fattura. Buon lavoro Simone, lavorerai con Michael. E... ciao Simone. Un grande abbraccio. E, dicevo, cos'è che dicevo? Un ragazzo mi chiedeva oggi proprio se... abbiamo il processo anche a 24 ore della napoletana e non solo i classici mattina sera, quelle robe lì. Però ma chiesto anche a me. Allora sarà lo stesso ragazzo. Può essere, sì. Sì, Giuseppe, ce l'abbiamo. Credo si chiama. Può essere, può essere. E nel libro e nei video commentati c'è anche il 24 a temperatura ambiente, il 24 sì. Con frigo e temperatura controllata. Guarda, ti chiedo scusa, ma potevi dirmi al primo messaggio, continua a scrivere perché pensavo ti sfuggisse il messaggio. Certo, io con 784 messaggi devo proprio rispondere con attenzione all'unico che non c'entra un cazzo. Sei sveglio forte. Stefano, mi stai facendo venire voglia di comprare anche Tonda Classica e Napoletana Nuova. No, allora, no, però Stefano... tu che hai già fatto la napoletana di presenza, per voi avremo un regalino, mi sa, vedremo, ve lo dovete meritare però. Michael dice, di che cazzo stai parlando? Sì che lo sai. sì. Allora aspetta, cioè, faccio finto tonto. Fai finto tonto, un commento su Instagram. Ciao Giove, ciao Michael, cosa cambia tra ciao. 24 più 24 tra temperatura controllata e TA? Cosa cambia con un 40 temperatura controllata più 8 ore TA d'appretto? Allora, come al solito ti rispondo io velocemente, che sono sempre caustico, Michael invece meno, che 40 temperatura controllata più 8 ore TA d'appretto non vuol dire un cazzo di niente, perché questo modo di intendere i processi non vuol dire nulla, perché tu in quelle 40 o 8 ore puoi non fare assolutamente nulla di quello che serve per il tuo processo, mentre un 24 più 24 tra TC e TA, e la differenza è che a TA non lo fai a 48 ore, ti serve per forza la temperatura controllata. Vuoi aggiungere qualcosa, Michael? No. Ok. Allora, ecco, magari questa cosa può essere interessante da dire proprio per la napoletana. Spesso leggete in giro 24 di puntata, 6 di appretto, puntata lunga, appretto corto, puntata corta, appretto lungo, non vogliono dire assolutamente niente queste cose. Perché se voi in quelle ore non fate fare alla pasta quello che serve per avere le strutture che vuoi, che siano 8 ore, 24, 18, 16, corte o lunghe, non serve a niente. Dovete slegarvi da quel modo di intendere la faccina. Assolutamente, sì, purtroppo è una cosa molto dei social che si fa anche per voler dare una ricetta magari replicabile, no? Però la ricetta vuol dire tutto e niente, perché poi alla fine... sono alla fine i dettagli anche dei processi che fanno la differenza, quindi capire piuttosto cosa vogliamo da ogni fase del processo invece che pensare al tempo di riferimento può essere più fondamentale, esatto, per capirci qualcosa più che altro. Quindi staccatevi da quei
altrimenti non verranno mai prodotti, non verranno, se si ragiona no. così. Sì, cioè, una volta ti viene, non sai perché ti è venuto, poi lo vai a riproporre, provi a cambiare qualcosa, fai fare in quel lasso di tempo tutta un'altra cosa al tuo impasto, viene un altro prodotto ancora e vai in circolo così. E lo dico perché l'ho fatto anch'io. E quindi, sì, e mi ricordo anch'io avendo sbagliato. Mi ricordo anch'io tanti anni fa, quando mi ero approcciato a tentare di fare la tonda e le varie cose. Ah, 8 ore a TA, 4 ore a TC, 7 ore a TA, vuol dire assolutamente nulla, assolutamente esatto. niente. E me ne sono accorto anch'io sulla mia pelle. Stefano, la consulenza con Michael, posso prenotarla per giugno? Certo. Certo, sì. Anzi, sì, sì. Anzi siamo a fine aprile, secondo me non è, sì. neanche, non è neanche così in là. No, oggi un ragazzo ha prenotato 7 giugno, quindi non c'è problema, assolutamente. D'accordo, 100%. Chi abbiamo? Ah, va che bello, grazie Francesco. Ciao Giove Michael, ho avuto modo di dare uno sguardo veloce al contenuto del corso, ogni singola parola è messa al suo posto in maniera da farti comprendere subito, ma soprattutto farti ragionare. Grazie mille Francesco. Tra l'altro Francesco è un utente che non conosco, l'ho visto poche volte, cioè non... quindi... una persona, un utente silenzioso, una persona che poi prende e ti, evidentemente guarderà molte fonti e che ti dà un feedback simile veramente da lacrime. Grazie, siamo molto contenti. E siamo contenti soprattutto perché ci siamo letteralmente spaccati la testa. Io una delle manie che ho è proprio usare le parole col loro significato. È una cosa che ho, diciamo, imparato sulla mia pelle negli anni, a fare corsi ai ragazzi. Cazzo, questa mania di tentare di esprimere un concetto sempre nella maniera migliore, sempre nella maniera più precisa, sempre è diventata veramente una mania. Tipo, io quando sento dire a qualcuno, anche nel campo della panificazione, la temperatura che si raffredda, ragazzi... figa, la temperatura scende e sale, la temperatura è alta e bassa, non si raffredda o si riscalda, gli oggetti si riscaldano o si raffreddano, le variabili o gli indici di stato acquisiscono valori diversi, salgono, scendono, sono alti o sono bassi, non si riscaldano, si raffreddano. Lo so, vi possono sembrare manie, pignolerie, ma... quando iniziate a ragionare così, in automatico, vedete come dice Francesco, quando usi le parole giuste al posto giusto, è tutto più facile da incasellare. Assolutamente. E poi, tra l'altro, è anche nostra reputazione. Noi non vogliamo che altri vadano a dire cose ad altre persone sbagliate che vengono da noi. Cioè, quindi, assolutamente. Dove l'hai sentito al corso, no? No. Poi, per carità, nessuno ha la scienza infusa. Nessuno ha la scienza infusa, nessuno è competente su tutto, però la mania di essere più competenti possibile, dirvi le cose più precise possibile, è una mania. Il mio obiettivo è andare a letto sapendo che ho fatto il massimo per offrire il prodotto migliore per chiunque. Questo. Umberto, il corso di tonda romana fatto da Giovanni è un'altra roba da goduria infinita, un prodotto eccezionale. Per il mio gusto forse preferisco questo tipo di prodotto, anche la tonda romana grande prodotto. Vabbè. Ma stasera avete l'ultimatum per quello di Napoletana, pigliatevelo perché vi togliamo lo sconto, l'ultima ora o comunque fino a domattina e poi scende. www.foodemi.it, corso di Napoletana, codice sconto Napoli. Se avete qualche dubbio scriveteci, però buttatevi. Esatto. Grande Stefano. Mi sono perso tanti messaggi di Instagram. Io non li vedo purtroppo. Se vedi qualcosa tu, io intanto guardo di là. Si blocca proprio l'immagine. Io riesco ad andare indietro. Ah, tu sì. Okay. Se trovo qualcosa. Giova, me lo saluti il mio amico Peccio. Ciao Peccio, non so chi tu sia. Se avete domande scrivete. Se avete domande ragazzi scrivete che siamo qui apposta.
proprio per darvi delucidazioni, visto che il lancio lo facciamo finire stasera col codice sconto Napoli. Francesco, leggi tu cosa scrive Francesco. Se le ragazze dentali che la classe di domande, sei una persona che stimo tantissimo, e Michael è una persona nuovissima. Sto risparmiando di soldi in pastatrice dopo corso. Francesco, Francesco è giovanissimo, ha fatto con me un corso di teoria, e quindi, come vi dicevo, i ragazzi sotto i 25 e sotto i 20 sono tutti scontati sempre. Quindi, se avete meno di 25 e meno di 20, voi avete sempre gli sconti. Se a 20 anni parti così, sei sulla buona strada. Assolutamente. Mi sa che gliel'ho anche detto, come si dice... C'è dentro a 50 che si specula su durante il corso. Partire a 20 anni vuol dire che hai davanti tutto il tempo del mondo. Berlino, Ischia e non mi ricordo cosa, mi chiede il nome del libro. Non c'è nessun nome del libro, il libro... di Napoletana, che è dato gratuitamente col corso, sono quasi 60 pagine e lo trovate quando andate a prendere il corso. Massimiliano Manzo, il mio caro amico di quando ero un bambino, ciao Max, triatleta, Max? Triathlon. Cucina con Nino. Ah. Allora, la conosci? Sì, lo conosci. Allora, scusatemi, le consulenze sono in video, perché non capisco bene italiano scritto, però parlo benissimo. Sì, è tutto online, cucina. Con Michael è tutto online, in italiano, anche in inglese. Michael sa anche l'aramaico, quindi se... No, non esageriamo. Assolutamente. Approfittane, cucina. Ci chiedono molti in spagnolo anche, ma purtroppo poi non sarebbe possibile effettuare una consulenza per me. Cioè, lo posso anche capire, ma... No. Sarebbe fregare soldi alla gente, non è il mio obiettivo, neanche tu, quindi ci limitiamo alle lingue che sappiamo. Ragazzi, italiano e inglese, potrei lanciarmi un po' nel francese, ma no, però in teoria, dai, l'inglese dovrebbe essere più o meno una lingua internazionale di comunicazione. Quindi... Dovrebbe. Facciamo un po' i cattivi, spesso per... Spagnoli e sudamericani, l'inglese è veramente una roba pure peggio che per gli italiani. Non si vuole esprimere, Michael. No, beh, anche per noi italiani, cioè nel senso no, che infatti. Sono trasferito all'estero, ero uno di quelli, poi sono passati questi. Ma infatti, popoli latini spesso, cazzarola, con l'inglese fanno fatica, però... Sì. Poi lo spagnolo... è talmente parlato in giro per il mondo che... Vero. Invece noi siamo obbligati, tra virgolette, a imparare. Roberto ci fa marketing. Grazie, Roberto. Ci fa da sponsor. Grazie, Roberto, grazie. Roberto è venuto da me a fare in presenza la bucata, È venuto, tra l'altro, delle focacce micidiali. Sono molto contento. Bravi ragazzi. Ma lavora come professionista, no, Roberto? Sì, professionista, Roberto. Sì. Ok, quale altre informazioni vi possono tornare utili sui corsi? Se avete qualche domanda, scrivete, ragazzi. Cos'altro? Che in quello di Napoli... Ah! Stanno andando tantissimo i bundle, cioè la coppia tonda, classica e napoletana. Se sulla napoletana vi facciamo il 10, sul bundle vi facciamo uno sconto ancora maggiore. Tanti l'hanno preso, e con tanti voglio dire... Sì, tanti. Ma almeno, cioè, tanti. È una cosa estremamente intelligente, perché capire le differenze tra due prodotti che sembrano così simili vuol dire veramente aprirvi il mondo su come si fa la pizza tonda. Cioè... veramente, perché poi i processi sono diversi, capite perché un prefermento si usa così, un grasso si usa così, una puntata di su, una cottura di giù, e quindi approfittate. Assolutamente. In ottica poi di business è anche un'estensione
di un possibile business da sport, o se uno è un ristorante, no? O una pizzeria con le sedute. Quindi sì, diciamo che un investimento che può essere fruttuoso. Assolutamente. Capire bene le differenze, soprattutto per l'asporto, soprattutto molto per i professionisti, vuol dire lavorare bene sulla tonda classica, vuol dire veramente ottimizzare il prodotto che andate a fare, capire come è appunto. Covino, ciao Stefano, ciao caro. Stefano, tu hai fatto un corso con me, vero? C'è un professionista che ha preso Napoli adesso, bravi, che state approfittando perché gli sconti finiscono. Buonasera ragazzi, per avere un prodotto friabile anche dopo un viaggio in scatola, cosa consigliate di fare? Io ho notato che aumentando l'olio è migliorata parecchio. Stefano, cavolo, ti consiglio di prendere il corso. Sei stato anche un mio corsista, ma scrivimi che ti faccio uno sconto apposta. Cavoli. Anche perché il 7% poi a livello di costi diventa impegnativo. Sì, oh, ci sta, però veramente sì, ne vale la pena, caspita. Vai a... Andate una tonda classica, professionisti. Anche tonda classica oltre a Napoli, sì. Per il bundle dei corsi ti contattiamo direttamente in privato. Certo, Ruben, scrivimi in privato. No, Berlino, Ischia, Capri, Sardegna, non ha capito bene. Non siamo food.it, anche perché food se fossi food.it avrei già rivenduto il dominio da tempo. Foodemi.it, foodemi.it. Ma l'ho scritto, se vuoi puoi pinnare il commento su Instagram. Su Instagram. Sì, lo scrivi e poi lo pinni. Riscrivilo. Lo posso fare io? Sì, lo puoi fare tu, lo scrivi e poi metti pin comment. Ok, www. Ok, facciamo così. Allora, arrivo ai ragazzi dall'altra parte. www.foodemi.it. Lo pubblico e come lo pinno? Ci schiacci sopra e ci dovrebbe essere l'opzione. Vediamo. No, non me lo fa fare. Sì, fissa in alto. Okay. Bittico. Allora, per i bundle, dei corsi contattiamo direttamente in privato. Sì, Stefano, te l'ho detto, hai fatto anche un corso. Dai, scrivimi, cioè, fatti quello di tonda classica, ti risolvi tutto, nel senso, veramente risolvi tutto. Mm-hmm. Vai. No, dico, arriveremo anche a un punto, secondo me, dove si penserà anche a distinguere i prodotti che sono utili per un certo tipo di lavoro nella ristorazione e altri, e a separarli completamente, perché secondo me alcuni prodotti non sono proprio fattibili per lo sport, assolutamente. Sono d'accordo, infatti abbiamo calibrato i corsi apposta anche per andare incontro a queste cose, fondamentale. Come lo dicevo tanti anni fa con la pizza nel forno di casa, ma vale anche per i professionisti, cioè ragazzi, fate quello che vi ottimizza quello che state facendo. Esatto. Fate il prodotto che vi migliora e vi ottimizza quello che state facendo. Cioè, perché sennò... Roberto, ciao, è possibile avere un contatto di Michael per qualche domanda prima della consulenza? Allora, assolutamente. Non troppo assolutamente, nel senso, la consulenza c'è apposta. Se è qualcosa di organizzativo... dico sì, assolutamente. Ok, però domande relative alla consulenza sulla pizza, gli hai fatta la consulenza, perché sennò è finita. Ok, Roberto? michael@foodemi.it, da usare sì, con parsimonia e saggezza. michael@foodemi.it, sì. Daniele Picchierri, ciao cari, il lievito madre liquido non darebbe proprio nessuna miglioria. Nel lievito madre c'è un motivo per cui non ve l'abbiamo messo, magari ve lo metteremo qualcosa, ma c'è un motivo per cui non vi abbiamo messo il lievito madre con la pizza tonda, ragazzi. Fidatevi, veramente, lo sapete che vi potete fidare.
Isola Sapori, sul corso Tonda Classica non c'è la promozione. Il corso di Napoletana mi stuzzica di più perché ci sono più tipi di pizza. Lavorando più con asporto e congelando, cosa scelgo? Io ti consiglierei il bundle, però fa una cosa, Isola Sapori, scrivimi in privato. Ah, mi ha scritto anche a me. Ok. Dal Brasile, dal Brasile. Ok. Scrivici in privato che ti facciamo l'offerta migliore per le tue esigenze. Se dobbiamo anche farti un mezzo sconto, ma su qualcosa che ti può servire... al meglio te lo facciamo, vediamo, scrivici in privato e ti do la soluzione migliore per te. Che dici? Via mail, però sì, via perché mail. Avevamo parlato già su Instagram, ma sì. Meglio mandare una mail. giovanni@foodemi.it o michael@foodemi.it. Buona tarde Fabiana de Guarulhos. Ciao Fabiana. Vediamo un po' le domande su Instagram. Devo gestirle tutte io, ragazzi, quindi le vedo di qua, le vedo di là. Yasser. Ciao, ragazzi, grazie ai vostri video e consigli ho cambiato il modo di fare l'impasto, il risultato è favoloso. Prima o poi mi faccio un corso. Siamo già contenti così, Yasser. Bene. Fa molto piacere. Bene. Salve, sono interessato ai costi, ai corsi. Io strego Angelo, lo strego Angelo. www.foodemi.it abbiamo la napoletana in sconto al 10% per altri 18 secondi e Tonda Classico, tutto quello che ti serve. Vai lì e se hai bisogno di altre informazioni scrivici. Ah, ovviamente per tutti le descrizioni dei corsi sono fatte in maniera accurata proprio perché siano lette, quindi cioè, spendete un po' di tempo a leggere tutto. Stefano, avendo preso sia da Napoletana che Tonda due consulenze con Michael, certo, due da due ore. Assolutamente due sì, ore. E che puoi prenotare quando vuoi. Quindi yes. Se ti vuoi fare prima tutto l'infarinatura della Napoletana, farei così, farei prima un prodotto e poi l'altro senza passare da uno all'altro e poi dopo le due consulenze. Nicola Pinna, prima o poi mi faccio il quinto corso lievito madre e fatelo prima che poi che ti faccio lo sconto, Nicola. Ciao prof, mi chiamavano prof quando avevo 23 anni, 24 anni perché insegnavo nelle scuole, mi chiamavano già ingegnere anche se non ero laureato. Mi sentivo in un disagio e poi l'onestà per me è la prima cosa, però mica potevi dirlo a tutti. No, volevo trovare il commento, ecco. Mark Breding, ciao prof, una curiosità, i vostri corsi avvengono live con voi? Yes. Yes, sì sì. E da soli, cioè one, two, one. La cosa bella poi, tra l'altro, è che possono essere scaricate le videoconsulenze, anche del sì. Quella personalizzata. Allora, cosa succede? Che, esatto, proviamo a descrivere proprio come funziona un corso. Allora, strisciate, accesso al corso, entrate dentro, innanzitutto vi arriva l'email, ciao, benvenuto, avete già il codice con cui prenotare la consulenza con Michael. Poi entrate su Kajabi, sul portale che si occupa dei corsi, e avete il libro e tutti i video di tutte le preparazioni. Quindi ad esempio prendiamo la napoletana che è in offerta, come si fa l'impasto a mano, come si fa l'impasto in planetaria, come si fa l'impasto in spirale, come si fa a temperatura ambiente per la verace, come si fa il frigo per la verace, come si stendono i panetti, come si stende a schiaffo. Ragazzi, ho fatto un culo così a Michael per fargli fare le stesure. Approfittatene, cavolo, avete dei video di stesura a schiaffo e di stesura sui dorsi perfetti per imparare, per capire il perché, cosa si adatta uno, cosa si adatta l'altro, come si fa lo staglio, come si condisce, come deve essere il risultato finale. Insomma, tutti questi video, tutti commentati da Michael, tra l'altro, quindi non è che sono video e basta, c'è anche il commento lì, oltre il libro di 60 pagine, e quindi potete vederli da portatile, da iPad, da iPhone, li buttate sul televisore, fate quel cacchio che volete, sono vostri per sempre, avete accesso quando volete. Boh. Dopo tutto questo... Quando volete voi e come volete voi,
Vi prenotate le 2 ore con Michael, con, nel caso del corso con Michael. Quindi vi prenotate lo slot che volete di quelli disponibili usando i link e il codice e state 2 ore con Michael a chiedergli tutto quello che volete da soli, one to one. In più, quella consulenza personalizzata con Michael è anche scaricabile, quindi avete altre 2 ore personalizzate che potete rivedere tutte le volte che volete. Una roba simile non esiste da nessuna parte. In più il portale viene aggiornato e ovviamente voi avete l'accesso. Esatto, il portale poi verrà aggiornato, quindi chi ha comprato oggi Napoletana, mettete che tra... Si becca un processo in più. Mettete che tra 2 mesi vi vogliamo fare una pizza fritta coi cicoli, si becca la pizza fritta coi cicoli, in più, a gratis. Cioè, più di così, veniamo a farvi le pizze a casa e vi puliamo pure la stanza. C'erano un sacco di domande, scusa, vedo se riesco a andarle a prendere. Vai. Su Instagram. Trovato, ma io che faccio le pizze da 30 anni, cosa dovrei fare? Un corso privato per professionisti? Ma sei serio? Per pro, no? Ah, una cosa importante. Se siete professionisti, non prendete il corso per privati perché pensate di risparmiare. Perché poi Michael vi dice solo e soltanto come si fa la pizzetta a casa, quindi va attaccate. Mi raccomandi, eh? No, ma per professionisti c'è cioè, un investimento che... Non bisogna neanche pensarci, cioè, ma esatto. È sbagliato il modo di ragionare. Esatto. Se si fa così. Dove si svolgono i corsi? Quelli in presenza in provincia di Montorfano, come? Quelli online sui server, quindi generalmente tutti negli Stati Uniti, girate tra quelli hard disk lì. Online. Vediamo online. Qua. Francesco mi dice che sono un grande mental coach. E penso sarebbe un genitore che tutti desiderano. La miseria, sei troppo gentile. Sai cos'è una cosa bella? Che... Adottalo. No, ne ho già abbastanza dei miei due, ragazzi. A me fa molto piacere, perché poi tutti pensano che chissà come sia cattivo, rigido, antipatico, quando invece mi conoscete mi volete bene. Ma che non capisce neanche un certo velo ironico a volte che pensa. Sì, sono d'accordo. Io, vedi, come vedi, inizio già a ridere ancora prima che finisce la frase. Per il corso di teglia romana è la stessa cosa, dopo comprato il corso c'è tutta la teoria sul sì, beh, poi per tutti gli altri prodotti che faremo sì. Di volta in volta... Il format sarà questo perché è una figata. Giancarlo Bovio, tanta stima per voi ragazzi, grazie mille. Grazie Giancarlo. Alejandro Larizza, ho 59 anni, 30 anni di gelatiere, per motivi personali devo cambiare strada, causa fattibilità di investimenti, un percorso di 35 anni in pizzeria, poi sono un appassionato fai da te. Vi chiedo la mia età, è fattibile con un corso e più potermi proporre nel mondo della pizzeria? Dovresti fare questa domanda a Gary Vee. Ma certo, assolutamente sì, certo. Assolutamente sì. Ma qualsiasi età non puoi sapere la vita cosa e se la vita ti mette davanti altri 40 anni, che cazzo fai? Ma dai, vai su. E se te ne ha messi davanti solo 2, toccati, avrai vissuto 2 anni alla grande facendo cose con una mentalità migliore magari di alcuni diciottenni. Quindi vai. Anzi, poi solitamente quando si fa il passaggio più tardi, almeno io l'ho vissuto su me stesso all'università, sei anche più determinato, perché è una scelta diciamo più voluta, no? Non hai più i 18 anni che fai le cose un po' così. Sì, assolutamente Alejandro. E comunque, se vuoi... essere nel campo della pizza, siamo a tua disposizione. Se no, comunque un grande in bocca al lupo per la tua vita. Tutto, esatto, tutto il meglio, ti auguriamo il meglio possibile. Mm.
Stefano Incerti, ciao Giova, io ho prenotato il corso in presenza di Napoletana e Teglia Romana a giugno. L'accesso al materiale, no, nei corsi in presenza non c'è l'accesso al materiale, Stefano, eh? Poi ci potrà essere qualche offerta per qualcosa, ma il corso di in presenza, non c'è altro materiale. Se no. Umberto ci dice, ieri sera comunque a mezzanotte sfornavo la tonda di Michael con processo con l'olio. A mezzanotte? Grandissimo. Antonio Matino, ragazzi, buonasera. Tra le tre napoletane, quale si presta meglio per l'asport? Raga, la tonda classica si presta meglio per l'asport. Se no, magari la moderna. La moderna, dai. La ruota di Carlo non sta neanche nel cartone. Quindi... Esatto, sì. Se la ruota di Carlo la fate bene, non sta neanche lì. Esatto. Bah, vedo alcuni, diciamo, locali che la piegano. La piegano dentro, l'ho visto. Sì, sì, certo. Non consigliamo, diciamo. Sì, esatto. Sì, sì. Comunque, Stefano, mi hai già scritto che gusti vuoi vedere, Stefano? Incerti, al corso in presenza, scrivimelo, che così preparo qualche cosa di carina che magari ti piace, facendo i gusti. Aspetto tu. Con quale corso mi consigliate di iniziare, Alejandro? Secondo me col gusto spagnolo, se poi vuoi lavorare in takeaway, la tonda classica, onestamente. Ci sta. Anche perché poi hai le due ore di... con Michael, in cui sicuramente poi lui ti fa anche la teoria personalizzata, magari su non solo la tonda classica, ma concetti un po' più a larga scala che ti possono tornare utili rinquadrare tutto, quindi ci sta. Francesco Lullo, buonasera, avete mai pensato di mettere come forma di pagamento Scalapay o Soesi in luogo della carta di credito bonifico? Sì, ragazzi, si può fare tutto e tutto quanto. Adesso vedremo anche per i pagamenti a rate, però, ragazzi. Anche Flywire, che poi dopo te ne parlo, ma magari. Sì. Ho usato per pagare una retta universitaria. Dei commenti su Instagram. Fate questo corso che è una bomba. Cacchio, chi sei? Tapici. Con i nick su Instagram sono irrintracciabili. Sarà uno che ha preso il corso sicuramente. Allora, Rosso di Sera Rovigo, un altro che è in topic. Buonasera, ho provato a congelare due lieviti madri, poi per riprenderli a Natale è fattibile secondo voi? Nel corso di teoria di lievito madre ci sono tutte le procedure per la conservazione del lievito madre da 4 ore a un anno. Fatevi cazzo di corsi, ma veramente, ma potete... elemosinare domande che meriterebbero risposte complesse su live che parlano di tutt'altro e non dire cazzo, mi prendo quella roba lì così divento il maestro di quello che faccio. Ma dai, cazzo, un po' di quella roba lì, zio caro. Madonna, scusate. Oh, io sono fatto così. Se mi rendo conto che voglio imparare una cosa, ma porca troia, io divento un assatanato maniaco vendo mia madre. Lo so. Che devo diventare il migliore di tutti. Dovete avere sta mentalità. Almeno, perlomeno provarci. Ma porca manca. Si vede che sì, Madonna, quanti su Instagram. Ciao ragazzi. Mi sa che il ragazzo l'ha comprato perché ha detto siete migliori, il corso è eccezionale. Dici il nome, magari riesco a trovarlo. In questi giorni abbiamo passato fatture a non finire coi nomi, quindi magari me lo ricordo e ti ringrazio di persona. Dario, Mario Pizza, ciao. Ok, non ti ritrovo più, vabbè, comparirai. Ciao Luca Piraccia, vediamo di qua. Ok, perfetto Stefano, dai, bene. Ti aspettiamo per i gusti. Ragazzi, ve lo ricordo, a fine live entro domattina codice sconto Napoli per la napoletana viene tolto, quindi prendetevelo, affrettatevi, se avete dubbi scrivete in privato, ma poi da domattina, e tra l'altro col contenuto che diamo poi i costi potrebbero anche salire, vediamo come riadattarli.
e vediamo un pochettino. Hai qualcosa da dire, Michael? No, secondo me la panoramica è stata abbastanza esaustiva. Poi se c'è qualsiasi domanda specifica o dubbio che avete, siamo sempre a disposizione, meno male. Quindi se ci state pensando in questo momento e siete sul Chi va là, approfittatene stasera che c'è lo sconto. Quindi questa è, diciamo, il consiglio che vi do. Se invece volete pensarci, non avete la possibilità al momento, prendetevi il tempo necessario per fare le vostre valutazioni, ma se siete sul Chi va là, vai adesso che ti becchi lo sconto. Questo è il mio, diciamo, il mio consiglio. I feedback sono stati al momento... C'è un ragazzo con cui avevo malapena parlato negli anni sui social, che alla prima prova ha tirato fuori una roba da... Sì, quella che mi hai girato. Sì, da pizzeria, cioè... Sì. Soddisfazioni anche personali nostre. Sì. Isola Sapori, giovanni@foodemi.it. Ma trovate tutti i contatti tanto sui social, scriveteci da qualche parte, ci trovate, quindi scrivete. Allora, sono soddisfazioni, veramente il processo che abbiamo per la contemporanea fa spavento. Avete visto il video che ho postato oggi della contemporanea fatta da Michael? Cioè, adesso, se volete fare una pizza a canotto, quello è veramente il canotto più bello che potete, più sensato. Cazzo, quando mi ha mandato il video volevo prendere il volo e andarmela a mangiare. Pizza pazzesca. Grazie. Veramente, Michael, pizza pazzesca è il processo che abbiamo fatto per farvi il canotto con prefermento da fre. Una classica procedura con prefermento, ma adattata bene, col peso del panetto giusto, con la cottura giusta, con tutto saggiamente calibrato, non per le foto, non per Instagram, ma per farvi fare la pizza migliore che possiate mangiare. È micidiale, veramente micidiale. Sì, devo... Sono molto contento di cosa abbiamo fatto, sì. Dimitri, ciao Giova, ti avevo detto che prima o poi avrei preso il corso di teoria, l'ho preso per il 3 maggio, ho visto Dimitri, grande. Ti ho visto, abbiamo già dato una letta ai libri, grande, come ti sono piaciuti? Dai, dacci un feedback, vediamo un po' se c'è roba su Instagram. Ok. Ci chiedevano le mail, c'è tanta gente su Instagram. Allora, domanda forse stupida, ma nel corso di napoletana si utilizzano solo farine bianche? E allora, vai Michael, tu. Dai, che sennò parlo sempre. Allora, per diciamo che per due tipi di... Si può aggiungere in piccola percentuale farine con setacciamento minore, però quello che vogliamo poi... ricercare nella napoletana sono quelle consistenze che le farine bianche, anche date le temperature di cottura, soprattutto le farine bianche ci aiutano di più. Poi si può anche adattare magari con la contemporanea un pochino di farina semi integrale anche con la moderna, però sulla ruota di carro starei solamente sulle bianche. Poi se vuoi aggiungere tu qualcosa. Ma ragazzi, allora, il concetto della farina bianco semi-integrale e sulla napoletana si perde nella notte dei tempi, perché è ovvio che all'inizio, nel famoso 1800, eccetera, eccetera, non si usava una bianca come la consideriamo adesso. E però... è ovvio che dopo si è iniziato a usare quella che era chiamata il fiore, quella più bianca. Nella napoletana che noi riteniamo napoletana, nella verace, alla fine è una zero, è sostanzialmente una bianca con poche ceneri. Sì. E per me è giusto, ripeto, così come critichiamo in maniera, io soprattutto, pesante le cazzate... Ma bisogna anche rivendicare il diritto di attenersi a una certa tradizione, cioè se quella roba lì è fatta così, deve essere fatta così. Cioè, ragazzi, mia zia
carissima, che purtroppo non c'è più dall'anno scorso, ma sua figlia ancora porta avanti la tradizione di quel prodotto, fa una lasagna incredibile e dentro ci mette, mi pare, della scamorza o della mozzarella. Okay. Sono di Napoli? Di giù sai che, si fa così. La scamorza in ogni piatto. È meravigliosa. Ma non è, se io vi dovessi insegnare la lasagna, non potrei insegnarvi a farvi fare quella lasagna lì, la che è una roba di una bontà incredibile. Buono, sì, sì. Ma non è la lasagna. La lasagna si fa in un altro modo. Quindi la vera ace, la napoletana, necessita... Ma anche per la struttura che ha la pasta, cioè non l'apprezzi. C'è una pasta che è talmente fina che... non vai a apprezzare una farina, diciamo, più spezz- diciamo più semi-integrale. Sì. Più Stefano, sono molto d'accordo con quello che dici e secondo me anche solo in questo primo lancio avverrà una vera e propria rivoluzione sul prodotto napoletano, perché quando inizierete a lavorare sui processi che vi abbiamo fatto vedere, soprattutto su quella che adesso, diciamo, viene chiamata contemporanea, più alta idratazione, eccetera, eccetera, secondo me inizia la percezione di un qualcosa che può anche non essere la solita roba cruda con mezzo chilo di cornicione senza senso, ecco. Secondo me ci sta. Io sono molto fiducioso che possiamo dare una spinta per una nuova coscienza su questo prodotto, anche il prodotto moderno. Ecco. Sì, fare diciamo una contemporanea con panetti da 300 grammi o sopra e con farine che si alzano anche se fai un processo sballato, ti dà una parvenza del prodotto finito fatto bene, ma che in realtà nasconde dei problemi. Le magagnone. Sì. Sì. Sì, è contento dei libri, Dimitri, siamo contenti. C'è un sacco di roba che onestamente non mi aspettavo. Il nostro, quando riusciamo sempre comunque a stupirvi, siamo felici. Mi è piaciuto molto la parte tecnica sulle farine, il W, P su L. Poi tieni conto, Dimitri, che di tutte queste cose ne riparliamo nella consulenza, qualsiasi corso fai, se teoria con me, se sono teoria con Lievito Madre Gabriele, se sono i corsi di Tonda con Michael, di queste cose. Walter Pace, Walter ha preso, sì, ha preso Napoli. Pro. Napoli? Pro, Tonda, sì. Napoli. Pausa sigaretta, ne approfitto al volo per dirvi che siete dei grandi. Ho cominciato da poco il libro del corso, fantastico. Grazie Walter. Che soddisfazione, buon lavoro anche. Buon lavoro a te. Sì, pausa sigaretta, sì, stai pizzando come un disperato. Sta pizzando. 10 di sera, un grande in bocca al lupo, buon lavoro, siamo contentissimi di esservi utili. Ma voi pensate alla soddisfazione di vendere un servizio a un professionista che si fa il culo tutte le sere, aiutarlo, stupirlo dei contenuti che gli si dà e tra l'altro la rivoluzione di farlo online con gli strumenti a disposizione adesso della tecnologia moderna. Cioè, ragazzi, siamo in un'altra era, lo dico sempre. Sì, sì, sì. Grande. Un mondo sempre più connesso e noi se lo dobbiamo sfruttare, anche perché alla fine dei conti si perde un po' l'esperienza, diciamo che è la consulenza con te live in presenza, si perde un po' quell'esperienza lì, però si guadagnano tanti altri aspetti come la praticità, i costi. Sono cose diverse. Allora, io come dico sempre, sono due cose diverse, esatto. Sono cose diverse, non mi sento neanche più di dire che una è meglio dell'altra, perché anche la parte online è così utile che sì, vabbè, non mangiate la pizza, però in termini di utilità è clamoroso. Sì, però se pensi che io sono un pro, vivo in Australia e posso farmi il corso con te quando voglio, certo. E con 2 ore di consulenza, libere video, posso trasformare il mio locale, certo. Così, cioè,
È una cosa pazzesca, se ci pensi. Assolutamente. Grande Walter, un salutone. Ciao Gabri, dove non ti fa più rientrare? Buona serata Giove, buongiorno Michael. Ciao Gabri, non ti fa ciao più Gabri, rientrare? Ciao Gabri, buona serata. Ok, poi qualche live la facciamo tutti e tre assieme, eh? Quindi poi ci organizziamo. Con piacere. Ciao Giova, ma la differenza tra tonda classica e napoletana? Vai Michael. È un po' tutto, diciamo, c'è anche questa è una cosa che va spiegata perché c'è tanta confusione. La tonda classica ha delle consistenze completamente diverse dalla napoletana, quindi croccantezza, friabilità, un morso persistente. La cottura è completamente diversa, quindi possiamo spaziare con semi integrali, integrali, percentuali. I processi e il lavoro che facciamo fare nelle varie fasi del processo produttivo nella tonda classica sono diversi da quello di napoletana, quindi troverete processi diversi, anche utilizzi in percentuali diverse di prefermento, insomma, sono completamente due cose diverse. Cioè il prodotto finito è completamente diverso e va trattato in maniera separata. Allora, Marco Dreamup, queste sono promo alla consulenza, da quando sono entrato nessun contenuto. E pensa che te ne puoi anche andare, a nessuno ne verrà la tua nostalgia. Quindi dai, fuori dai bar, ma robe da matti, cioè, la gente è incredibile. Dai, va bene. Dai ragazzi, nulla. Possiamo secondo me anche salutarci, un'ora e sei. Che, stiamo andando, sì, come avete visto, sì. La live era proprio per darvi un po' di informazioni, sì. sui corsi, su come sfruttarli, per chi ha comprato, su come organizzare le consulenze. Come vi abbiamo detto, chi ha comprato non si stupisca se magari ci sarà un po' più di ripianificazione per gli appuntamenti, perché ripeto, sono centinaia di ore di consulenze. E per tutti gli altri che ancora devono comprare, il codice sconto Napoli è ancora attivo per ora e poi verrà tolto entro domani per la Napoli. E comunque per tutte le informazioni, comprese l'acquisto di corsi assieme, eccetera, scriveteci, siamo a vostra disposizione. Sì. Dici, Michael? Sì, hai detto tutto te, vabbè, poi dalla prossima settimana riprendiamo con la nostra routine. Ovviamente queste due settimane sono state del lancio dei corsi, sono stati 4 mesi di lavoro abbastanza continui, quindi ci tenevamo a farvi sapere un po' il tutto. Abbiamo lavorato sodo per dare un buon prodotto finito, diciamo. Lavorare sodo, ragazzi, vuol dire... 7 su 7, 15 ore al giorno tranquillamente, quindi. Però è così che si fanno le cose e questo è quello che serve per farvi avere l'utilizzo migliore di tutto. Va bene? Sì. A posto, allora ragazzi, buona serata a tutti, a quelli che sono al di qua, esatto, al di qua del pianeta, buongiorno a Michael che invece lo inizia. Per tutto quanto, come dicevamo, scriveteci e per tutti quelli, le tantissime persone che hanno preso il corso, divertitevi e si entra veramente in una mandateci nuova era feedback. Della napoletana. E mandateci feedback, assolutamente. Ciao ragazzi. Ciao, 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 ciao. E allora, chiudo.